Devo dire che la minaccia del virus e la possibilità di essere di ammalarsi, oppure chi è stato veramente l'ha preso in un modo molto grave, quindi ha avuto dei trattamenti, delle ospedalizzazioni, o chi ha perso una persona per il coronavirus, sono le persone che hanno vissuto il trauma con la T maiuscola. Le altre persone che hanno vissuto solo la quarantena o che hanno vissuto anche delle conseguenze, hanno perso a livello professionale, a livello economico, a livello anche sociale, relazionale, tutte queste persone sono state traumatizzate. Ma in un altro modo, no, non per la paura di morire, ma per le perdite e per aver in qualche modo cambiato la loro vita e per dover affrontare adesso delle difficoltà enormi. Quindi è una traumatizzazione diversa dall'altra, ma la quarantena è in genere un evento molto traumatico perché ci costringe all'isolamento. Noi siamo una specie sociale, abbiamo bisogno, soprattutto nei momenti di stress, di grande supporto da parte del gruppo, e in questo caso abbiamo avuto sia lo stress della minaccia del contagio, ma anche lo stress di non poter contare sul gruppo, sugli amici, sui parenti, e avere quel supporto, quella presenza. Abbiamo dovuto viverlo tutti in un modo particolarmente da solo, restando a casa, come sappiamo, e soprattutto nelle fasi più difficili di questa quarantena. Quindi, questo sicuramente ha un impatto molto, molto importante. Ci sono alcune ricerche che già cominciano ad essere pubblicate su giornali scientifici sugli effetti della quarantena, e ovviamente ha degli effetti a livello di depressione, di ansia e anche di varie complicazioni.